come la vede la proposta del voto di fiducia al decreto sicurezza? Non è un colpo di mano del governo contro la democrazia e contro la libertà di discussione parlamentare? Non mi sto occupando di questo tema. Penso che la fiducia vada messa dove è opportuno metterla. E in questo caso è opportuno metterla? Come le dicevo, non mi sto occupando del tema. Ci sono delle persone responsabili per questo tema. Chi non vota, secondo lei, deve essere espulso, non fa parte più della famiglia del movimento? Si parla alla fine. Saranno i probiviri a definire questo tipo di decisione. Do fiducia a questo governo perché mi aspetto molto sulla manovra finanziaria, il reddito di cittadinanza è aspettato con molta impazienza dal popolo che ha votato il Movimento 5 Stelle, ci saranno sicuramente delle manovre espansive che faranno ragione di anni in cui abbiamo subito invece un liberismo dal centrosinistra. Quindi io non posso non dare fiducia, ma poiché questa fiducia mi viene chiesta nel contempo sul decreto, allora io mi asterrò da dare il voto, perché io voterei no al decreto. Le cose vanno discretizzate, vanno chiarite. Io credo che probabilmente non avremmo dovuto ricorrere alla fiducia, ma se una valutazione che il governo ha fatto è una valutazione del governo, uno ne prende atto e poi fa le sue deduzioni, ma non c'è niente di che.